Sembra non esserci pace per Viale Marconi, una delle arterie viarie principali di Pescara, negli ultimi mesi al centro di continui dibattiti per i lavori di riorganizzazione della viabilità e ora oggetto di quello che Antonio Blasioli, consigliere regionale del PD, definisce l'ennesimo pasticcio. Ulteriori interventi per riallineare al manto stradale tombini e caditoie sprofondati per le sollecitazioni del traffico. Viale Marconi, che del viale non ha più niente, è stato cambiato da questa amministrazione nel suo progetto iniziale. Era un lavoro che doveva terminare in 189 giorni, oggi sono 752 giorni e qualche giorno fa c'è stato l'ennesimo affidamento diretto alla ditta che sta lavorando qui, la Rapino Strade e Ambiente. Ulteriori 50.000 euro, che si legge nella determina, serviranno per rialzare tombini e caditoie, che però erano stati sistemati proprio qualche giorno fa. Questo è proprio l'emblema dell'indeterminatezza di questa amministrazione, che fa di tutto per essere contro i commercianti e le persone che vivono in Viale Marconi. Decidendo di non rispondere alle accuse, Luigi Alboremascia, assessore a lavori pubblici e viabilità del Comune di Pescara, parla invece dei semafori intelligenti che entro settembre saranno installati su Viale Marconi per garantire la sicurezza dell'attraversamento pedonale. Ho sentito in questi mesi tante polemiche, una di queste era sin dall'inizio che i pedoni non avevano le garanzie sufficienti per poter attraversare le quattro corsie di Via Marconi. Beh, i semafori che erano già contemplati nel progetto sono proprio finalizzati a mettere in sicurezza i pedoni. Sono semafori a chiamata, quindi non vanno a bloccare il traffico perché non hanno una programmazione anticipata, ma quando il pedone ha esigenza di attraversare quella via chiama il verde e quindi attraversa. Poi ce n'è una seconda, che è quella funzionale propedeutica all'attraversamento del mezzo pubblico, della filovia, quando sarà messa in esercizio, che vede soprattutto per quelle rotatorie che hanno quella caratteristica di privilegiare la corsia preferenziale degli autobus, servono quindi a garantire sicurezza a tutta la rotatoria, quindi al mezzo pubblico, ai veicoli e ai pedoni. Nessun rischio di sanzioni, no, per gli automobilisti? No, non sono i semafori T-RED che ottimizzeranno il traffico, oltre ad altre misure, quindi limitazione della velocità, proprio per privilegiare il mezzo pubblico, però rendendo anche compatibile il mezzo pubblico con gli altri fruitori e utilizzatori di Via Marconi.